Grazie Luciana Littizia. Basta. No, basta, sono appena entrata. Luciana, questo discorso... questo discorso ti è venuta anche la voce su questo... Sembravi la Iervolino. Ma Filippo è la nostra amica. Ma ho detto delle cose belle, amica. Ma come belle? Hai detto che io... Ma scusami, si sono baciati, ma meno male. Ma infatti poi quando è entrata Cecilia, chi se ne frega? Lì abbiamo già visto delle meraviglie. Filippa per me è una santa, per me, capito? Ma guarda, santa io ti Filippa, dico, quindi... quando il cervello incontra la patata, è la Lagerbach. Questo è. Allora, dicevo che poi Daniele le ha chiesto di sposarla. Sì. E si è proprio inginocchiato, capito? Sì. Cioè lui e non ha neanche fatto crack. No, è giovane. Guarda è giovane. Che sono cose che le donne a una certa età notano, eh? È un ragazzo, lui sì, è un ragazzo giovane. E gli ha dato l'anello. Sì. Allora, adesso vogliamo sapere, ma questo anello... Hai dovuto restituire... Ce l'hai ancora? Ce l'ho ancora. Ma è di, ma è di canale... di Mastrota? Ma è, anch'io volevo chiedere, ma è di canale 5 o è tuo adesso? Credo sia mio. Tu? Ma come credi? Non te l'hanno fatto... No, è mio, però vuol dire è un anello di scena, ma poteva essere di gomma, di carta, di... Insomma, senti, chi senti. Se ne frega, è il simbolo che conta. Brava, l'amore, l'amore brava, brava. No, guarda, sei, se te lo sei arida. Tu sei arida. Sì, a questo di sei arida. Sei una donna arida. Ma io dico... Arida e invidiosa. Dico, più invidiosa che altro. Ma la smetti con sto dito, ma, che fastidio. La smetto, ma il concetto è chiaro. No, ma io volevo sapere se era magari lo stesso anello che Pier Silvio ha regalato alla tua figlia. Ma che ti importa? Voglio sapere, vuoi sapere tutta Italia, mostriamo questo anello fighissimo. Ecco, eccolo. No, ma non così. No, il mio no, il mio non no. Fare. Non mi hanno regalato niente. No, dicevo, però, tu... Allora, lui non le aveva ancora detto, Filippa, sì. Vuoi sposare? Lei aveva già detto sì! Ma ho aspettato 17 anni. Ma no, ma dovevi lasciarlo ancora abbrasare un po', mantecare come il risotto. Scusa. Tempi televisivi. Vabbè. Comunque adesso io faccio un appello. Ancora. Ai presepari di San Gregorio Armeno, quelli che fanno... Ai presepi, sì. Quelli, sì, che, fanno quelli che fanno le statue. Di fare la statuina di Dani ma e non, Fili. Ma non si può mettere in un presepe una statuina così, eh? No, sì. Allora facciamo che lui dà l'anello, l'anello sì, di Mastrota. Sì, sì, sì. No, dovrebbero anche mettere la statua di Galitelli. Sentivo prima che sì? ne parlavi sì? con... Sì, Renzi ne parlava. Renzi. Ah, ti sembrava Berlusconi. Vabbè, vai avanti. Sai che ha nominato la scorsa settimana Galitelli? E io poi sono andata a casa per capire, ho detto, ma esiste sto Galitelli? Ma certo, è stato generale decreto. E c'ho anche la foto qua. Ah, pure. Vogliamo vederla? Sì. Eccolo lì. È proprio a primissimo sì. pelo anche sì. lui. Pensione. No, ma pensa che secondo me lui domenica sera... L'esperienza è fondamentale. Ma domenica sera lui era lì con le ciabatte, sai, quella forma di rana, il felpone, la tuta da ginnastica. Era lì che stava preparandosi la tisana e dicevo, mi guardo un po' di che tempo che fa, così mi concilia il sonno. E a un certo punto, potete toglierla, ha sentito... Pensa, ma pensa nuovo. A cosa fa questa cosa. No, era lì che stava facendo questa cosa, ha sentito lui, candidato premier del centrodestra, cioè gli è venuto lo schioppone, gli ho tito la pipa, perché di solito cioè, non è Berlusconi che chiama i carabinieri, sono i carabinieri che chiamano Berlusconi. Vabbè, tutto per arrivare alla battuta. Vabbè. Ma no, poi secondo me si è sbagliato. Sì. Non voleva dire Galitelli, voleva dire Balotelli. No. Secondo me sia un po', sai che quanta, adesso c'ha tanti denti. Quanta pazienza. Ma quanti denti ha? Ne avrà almeno 10 in più. Quanta, ma io lo guardo. Quanta pazienza. Ma una cerniera lampo. Sembra un deposito del Lidl Standard. E quando ride, bianchi, ma più bianchi, una pista da sci. Comunque, tornando a Filippa. Ancora? Sì. Guarda che fra 6 minuti bisogna chiudere. No. Te lo dico. Sì, per forza. Non posso! C'è la pubblicità. Arrangiati. Allora, Filippa, Allora, ti salverò io, Filippa. Grazie. Ti no, salverò io. Allora, succede questo. Sì. Che gli ha chiesto anche di fare un bambino. Chi? È mia sorella. Berlusconi. Bossari. Ah, eravamo rimasti a Berlusconi. Ho fatto una piccola parentesi. No, Allora, Bossari ha chiesto a Filippa di fare un bambino. Perché per loro è tutto facile. Voi maschi? Facciamo un bambino, come prendere il caffè alle macchinette che infili la moneta. C'è qualcosa da infilare, ma non è la stessa cosa. Bene, grazie. È vero che Filippa... Mamma. Ha una quarantina d'anni trattabili, diciamo che ne dimostra 27, poi le uova essendo... Luciana, ma non si può entrare si nel dettaglio! Sono conservate moltissimo, sì, non però si... io...
Cosa ride lei? Vada via, esca! Lei ride, fa pensare a tutti che dica delle cose divertenti. Invece no, io invece è solo anziana, non sa più quello che dice. Mi facesse questo bambino, così io faccio la madrina, tu fai il padrino. Sì, no, io non vado ai matrimoni, ai battesimi, ai funerali, mai, quindi non ci vado. Allora. Io invece vengo. Ecco, viene lei. Invece di tirarti il riso, ti tiro le polpette dell'IKEA. Sì. Senti, allora. Sì. No, perché questa settimana hanno detto anche che è calata la natalità, non so sì. se hai sentito. Non ho sentito niente. No. In Italia non si fanno più bambini. E come mai? E come mai? Come mai? Cioè, i ragazzi non trovano lavoro, non possono pagarsi una casa, sono certo. mantenuti fino a 40 anni, persino la Hunziker, che era una garanzia di produzione assoluta, sì. quest'anno. Cioè, non è che ogni anno. È ferma ai box! Michelle, stai controllando i freni e le pastiglie? Perché poi magari ti sfornano i tuoi gemelli. L'unica che è veramente incintissima in questo periodo è la Ferragni. Sì. Che ha una bellissima gravidanza, bene. Per fortuna. Salutiamo Fede, salutiamo lei. Salutiamoli sì, sì. tutti. E però basta, adesso... No, bene. Però parliamo un po' di lei, perché questa gravidanza è molto social. Sì, molto. Poi di solito le donne quando sono incinte sono, insomma, fanno un po' fatica, vomitano, fanno la pipì continuamente, camminano con la pancia in fuori, piede a papera. Lei, non so se l'avete vista, un fiore su Instagram. Una rosa Pierre de Ronsard, proprio. Poi viaggia continuamente, ci sono donne incinte che non riescono neanche a fare i gradini per seguire in casa. Ma tu pensi che possa interessare Los Angeles, Parigi, Milano? No. E sempre con questa pelle di pesca e lo sguardo che spazia lontano, non alla ricerca di una toilette. E ha, attenzionissimo, ha postato una foto di lei incinta di 5 mesi che ora vediamo. No, ma non è che non vediamo, non entriamo. Io ho questa pancia qua quando mangio la zuppa di ceci. No, scusami, Sai quando vai in vacanza e cambi aria? Sì. Che poi non vai più. È così. Prova a metterti di profilo, no, io perché sono, Fabio... Io sono al settimo. Sì. Perché Fabio, guarda... Io ho preso 3 chili, sì. Altro che la Ferragni. Sì, 3 chili. Ma secondo me poi lei, cioè, come aveva la pancia prima di essere incinta? Concava. Ma perché dobbiamo parlare su Rai 1 alle 22.48 della pancia? Aveva il piatto di un gong. Sì, tra l'altro adesso, sì. adesso... lei partorirà a Los Angeles, ho letto. Bene, è utile, mi chiedevo... a Los Angeles, perché è l'unico posto al mondo sì. dove con una sofisticata tecnica ti possono tatuare già quando sei ancora nella... Senti, vado avanti o mi fermo? Abbiamo 4 minuti. Ah, bene. Allora, a questo proposito, sì. volevo dire, sì. cioè aprire una parentesi, perché lei è fortunata, fa parte di quella piccolissima categoria di esseri umani che sono fortunati nelle cose, sì. no? Che si contano però sulle dita di una mano. Ma non sto parlando di grandi situazioni, tipo appunto quella di una gravidanza, anche volevo aprire questa parentesi sulle piccole operazioni. No, le operazioni piccole che sono tipo l'impianto dei denti, i turbinati nel naso, la chirurgia miopia col laser, no? Che tu ti fai questa operazione sì. e il medico ti dice, guardi, la operiamo la mattina, sì, la sera lei è già a casa. Sì. E tu dici, che figata, la sera sono già a casa. Sì, sì ti mandano a casa ma sei una merda. Sì. Diciamolo, hai presente il rotolo della carta igienica sì, quando cade sì. nel water e poi si spallotta? Passi tutta la sera dicendo, ma perché mi hanno mandato a casa? Ma perché mi hanno mandato a casa? Ma tenetemi ancora lì. Oppure ti dicono, guardi, noi la operiamo, l'indomani, tempo 24 ore, lei va a giocare a tennis. Io vorrei conoscere quelli che dopo 24 ore dall'operazione vanno a giocare a tennis. Magari ce n'è uno in tutto, ma stai in Australia, voglio andare da lui e stringergli la mano. Complimenti, lei ha un culo pazzesco, se lo faccia controllare perché non è normale. Ma non è possibile. Ho ragione. No, perché poi o siamo noi che siamo sfigati, o il mondo è fatto di sfigati e ce n'è solo uno solo con sto culo madornale. Oppure è il medico che va a giocare a tennis e non ha specificato bene. Tu magari non vai neanche mai a giocare a tennis quando stai bene, figuriamoci dopo che sei stato operato.
che ti viene una tale ansia che hai persino sospetto che il medico ti segua e dice: lei che cosa fa, non va a giocare a tennis? Gli abbiamo tolto 8 emorroidi. Vado a giocare a tennis, non si vergogna, debosciato. Io capisco, questo è un appello che faccio ai medici. Voi lo fate per incoraggiarci, certo, per infonderci dell'ottimismo, rimetterci nel nostro ambiente. Ho capito, però non esagerate, non ci dite che se ci fate, rifate la rotula del ginocchio, poi subito dopo possiamo andare a ballare con Roberto Bolle. Non ce lo dite, non ci dite che se ci rifate l'anca, poi possiamo dopo un mese di nuovo allenarci per la maratona di New York. Non ce lo dite che se ci rifacciamo il ponte nei denti, poi la sera possiamo già rosicchiare l'osso del prosciutto come un Doberman. Non ce lo dite, perché sennò ci viene voglia di farci operare anche se non ne abbiamo bisogno. Allora, io dico, i medici devono dire questo: guardi, questa è un'operazione non grave, però sappia che è una rottura di maroni almeno per un mese, quindi si scordi di giocare a tennis, non può scalare il Cervino, non può ballare il tango, non può fare la corsa nei sacchi e mi faccia il santissimo favore di non fare l'evoluzione agli anelli come Yuri Chechi. Oh. Lucianissima, litizettissima, vieni qua, brava Lucia, ma quanto le vogliamo bene, guarda, ma guarda com'è incredibile questo amore. Non devi andare a giocare a tennis. Tanti anni di carriera, guarda, tutti le vogliono bene, io tantissimo. Noi siamo fratello sole e sorella luna, però ci vogliamo tanto.